Ciao a tutti da Max Nova, sono di ritorno per l'ennesima volta dalla Landa Ossidiana. Ma come per l'ennesima volta? Sì, per l'ennesima volta, perché off camera ci sono tornato diverse volte e ora che posso andare al ranch per mostrarlo, io ho tipo riempito i primi 4 box, uno l'ho liberato tutto, ma ci sono stato davvero tanto e tra l'altro, come si può notare, ho già trovato uno shiny. Ho trovato uno Shinx shiny di notte e però prima cosa che voglio fare è mostrare le animazioni di evoluzione dei Pokémon, perché beh, ho tanta roba che si può evolvere. In realtà magari faccio vedere solo quella di Beautifly e Dustox e poi il resto le fo da me perché altrimenti stiamo qua 30 anni. Ed è bellissima. A me l'aura nera, cioè la silhouette nera col turbine attorno, eccetera, eccetera, mi piace un sacco. Come idea. Certo è, va anche un però un po' contro uno dei principi fondamentali di Pokémon, che è il bagliore evolutivo, intorno a cui si è l'Avena ruotato attorno con dei discorsi, però vabbè. Allora, evolvo quello che devo e a fra poco. Ho fatto, rieccomi. Tra l'altro, ridepositandolo nel box, è l'Axio che si vede nel ranch in Overworld. Mi piace, molto figa sta cosa. E ho dato anche un paio di nick, ovvero, visto che Shinx è femmina dorato, dovrò vivere a lungo con il meme. Mentre, visto che una persona che conosco bene è fan sfegatata di Five Nights at Freddy's, ho deciso di chiamare Drifloon Balloon Boy. Anche perché appunto è maschio. Ah, tra l'altro, sempre nelle Lande Ossidiano ho trovato una marea di item, ho fatto una sbrega di soldi grazie alle ricerche, quindi ora posso prendere anche le ricette della come si chiama? Danza Spaditola, Ferro Scudino, boh vabbè. Prima però devo consegnare un po' di quest. Allora, un Weasel grosso. 76. Weasel, Weasel, Weasel. 70, 76, 75, 78. Penso che questo sia quello più alto. Vai. Ma come 80 centimetri? Ma come lo trovo un Weasel di 80 centimetri? È impossibile! È enorme! 80 centimetri di Weasel. 69. È difficile che io ne abbia uno più grande di quello. 66, 72. 70, 75. E questi il Dex me li dava come esemplari grandi. Quindi non immagino 68. No, 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 no. Devo. Apro i box dal di qua che è più comodo. Va bene, consegno questo. Non. Vabbè, quindi no. Intanto che mi sclicco la roba, così faccio prima. E niente, non posso fare la quest. Mi serve un Weasel enorme. Se è così anche con le altre, è pessima questa cosa, perché allora vuol dire che gli obiettivi delle subquest non sono gli obiettivi, cioè ti chiedono di fare cose che però non sono quelle. E così non ci siamo. Non mi sembra molto leale. Allora, questa è la pagina di Sterly. Non l'ho completata. Però allora basta il livello ricerca 10, cioè con la Pokéball, marcata con la Pokéball. Bene, bene. Ecco, però vedi, vuole vedere uno Sterly che, per carità, ce l'ho perché ce l'ho. Però allora la missione non era soltanto completare la pagina. Toccarlo magari così è generico. Accarezzalo. Vacci piano. Ok, no.
non è ancora pro, non è decisamente ancora pronta. Allora, tu invece volevi un Vurnpole. Sì, però gliene vorrei lasciare uno buono. Quindi giù attacco su difesa speciale. Ne ho qualcuno con una natura migliore? No. Sì, può andare bene. Questo può andare bene. Non vorrei deluderti, ma potrebbe anche diventare Dustox. Non sto a leggere il testo delle quest secondarie. Biotino, Biotilio, Beauty Berto. Ma fanno schifo tutti e tre. Beauty Berto però che particolare. Beauty Berto. Sì, mi fa divertire giusto un po' di più. Cose personali. Miele luccicante. Con cui potrei preparare della roba se soltanto avessi la ricetta. E a proposito di ricette, eccole qua. Offensiva extra e difensiva extra. Boh. Adesso potrei anche letteralmente. Posso ti beggare? Non ci avevo fatto caso con tutte le ore che sono stato nella. Nella land. No, in realtà tutte no, ma un po'. È ora di fare il rapporto. Direi. Fammi controllare il tuo Pokédex. Cosa devo far controllare esattamente? Ma, non. Ah, ok. Te lo aprono così tanto per. Hai fatto notevoli progressi. Meriti un aumento di rango. Magari anche più di uno. Sei ufficialmente promosso al rango membro monostella del Team Galassia. Ed ecco le stelline che sono sostanzialmente una sostituzione alle medaglie. Però. Ah, ora puoi usare le Pesoball. Però non le ho messe in grafica perché sono tutte uguali. Mi sembrava veramente una cosa inutile. I Pokémon fino a livello 20 seguiranno sempre le indicazioni, quindi ho rischiato di farmi disubbidire. Inoltre riceverai ricompense più generose ogni volta che farai rapporto sulle tue ricerche. Prendi anche queste ricette, ti saranno utili per creare strumenti. La Pesoball, finalmente. Un ciottolo nero, non ne ho ancora trovati. Ho trovato del ferro però. E un Revital Bocce dopo l'officina. Il Revital Bocce invece ne ho trovati diversi. È sorprendente come un forestiero piombato giù dal cielo come te possa sopravvivere in questa terra selvaggia. Ciò dimostra il tuo innato talento oltre che il tuo impegno. La gente tende a diffidare da ciò che non le è familiare, tuttavia avanzando di rango, persino uno sconosciuto caduto dal cielo come te potrà guadagnarsi la fiducia degli altri. Però basta rimarcare sta cosa del caduto dal cielo, mi sembra quasi razzista. È l'unico modo che hai per continuare a vivere in questo villaggio. O forse perché. Vabbè. Questo poi è un discorso su cui mi dilungherò più avanti quando ce ne sarà tempo. Inoltre, avanzando di rango, potrai usare nuovi tipi di Pokéball e ottenere ricompense maggiori. Oggi è tutto, va a rifocillarti al lato vaglia di Lino e riposa. Quick travel? Yep. Comodo. Max Nova, my dear. Bisogna festeggiare il lieto evento della tua promozione. I lieti eventi rendono i mochi di patate davvero squisiti. Comunque, che ancora lì c'è. Gira che ti rigira, è una cavolata. Ma che cavolo ci fanno delle patate nel mondo Pokémon? L'unica cosa che assomiglia a una patata era una bacca che si prendeva in terza gen, mai rilasciata in Europa da noi, che si prendeva con il card i Reader. Però vabbè, lasciamo perdere. Comunque, d'ora in avanti non dovrai portare a termine solamente le missioni della squadra di ricerca, ma anche le richieste della gente. A proposito. Hai già accettato quella di Suguru? Sì. Era quella del Wurmple. Wurmple. Wurmple, quello. La gente del villaggio non ha dimestichezza con i Pokémon, perciò quando succede qualcosa noi abbiamo il compito di prestar loro assistenza. Per accettare delle richieste puoi parlare con la gente che incontri o controllare la lavagna che c'è nel mio studio. Ah! È lì la bacheca delle quest.
A questo proposito, dimmi Luce, di cosa si trattava quella richiesta d'aiuto che hai ricevuto? A tal proposito, stavo considerando di affidare la questione a Max Nova. Oh, rect, rect. Sed Lucinda, mi è stato riferito che è necessario avere talento nelle lotte Pokémon. Mi sa che qualcuno qui è una pippa. Vabbè, se non sbaglio, era una richiesta di. Ah, la signorina Riza del Team Diamante. Riza? Raiza? È l'antenata di Risetta? Probabilmente. Sì, è quella col Munchlax. È nei trailer, sì. Il Team Diamante era già stanziato in queste terre ben prima dell'arrivo del Team Galassia. Con un po' di buona diplomazia potrebbero rifornirci preziose informazioni sui Pokémon. Ma se ne riparlerà domani, per oggi direi di andare a letto. Good night, dear. Ah, così? Il giorno dopo. Ehi, avresti un attimo, avrei un favore da chiederti. Sono magnanimo, quindi per adesso sì. Che io ancora un po' me la sono legata al dito per quella storia che mi sfotteva quando sono arrivato. Grazie mille, allora ti aspetto all'area allenamento, intesi? Se hai catturato molti Pokémon, ricordati che al pascolo puoi scegliere quali portare con te. Ho già arrangiato il team come volevo. Al massimo faccio un salto in casa per vedere i vestiti che ho sbloccato. E poi basta. Questa è una roba molto molto quick. Allora, le maschere. Ah, ok, sì, tipo le maschere rozze di ceramica da Matsuri, però lo stacco sulla fronte è un po' bruttino. Giacca moderna. Ah, quindi mi stai dicendo che puoi andare in giro come Cyrus, va bene, non ho parole. Mentre quella di Shaymin è carina. Mi piace, ma non la userò adesso. Eventualmente più avanti, se avrò un po' di accessori da coordinarci, per il momento rimango con la. Dov'è? Divisa della squadra di ricerca, calzare della squadra di ricerca e era tutta sta roba qui? Quindi sì, basta. Ah, aspetta. No, non posso ancora cucinare. Ah, la ca per fortuna sono passato qua. Vorrei lasciare indietro un po' di roba, tipo queste. Palle di fango che non sto usando, il ferro che non sto usando, le bacche è meglio tenerle perché. Ah, ghiaia impegno, sabbia impegno, queste cose qua, oltre che dropparsi dei Pokémon selvatici, le prendi anche liberandoli. Quindi. Allora, cosa sono? Impegno, impegno, inglese, effort. Cosa conosciamo in Pokémon col nome effort? Gli effort values. Praticamente, con queste cose evsi i Pokémon e. Se li prendono liberandoli è tanta 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 roba. Allora, riordina il borsello, va bene. E basta. Ho craftato ben 102 pozioni, sono tantissime. Potrei togliere anche le erbe repellenti. Tanto non posso usarle, non ho una ricetta. E basta, il resto lo tengo con me. Le bacche, anche se non le posso usare in ricette, sono utili perché si possono lanciare i Pokémon selvatici per ottenere effetti particolari. Vediamo cosa vuole, Luce. Grazie di essere venuto. Ho preso una decisione importante. Ok. Sai, anche io ho un compagno. È un po' un combinaguai, ma non posso demordere se voglio completare il Pokédex. Ok. Esatto, ti presento il mio compagno. Ah, un Pikachu. Quando sono stata attaccata da uno Shinx ho avuto un blocco mentale per via del terrore.
E ovviamente lottare insieme a Pikachu era fuori questione. Da allora si rifiuta di ascoltarmi. Ah, quindi non è che sia una pippa. Oh, allora mi rimangio tutto. Chiedo scusa. È un trauma che va superato. Per di più, non ho davvero idea di che istruzioni dargli per farlo lottare. Non c'è problema, ti posso spiegare qualcosa. Tuttavia, dopo aver visto quello che tu e il tuo compagno siete in grado di fare, ho capito che noi due dobbiamo impegnarci di più. Per questo desidero sfidarti, voglio imparare come lottare con i Pokémon. Ok. Va bene. Allora, prima cosa da fare in una lotta seria, e l'ho scoperta off camera, assolutamente, assolutamente non andare mai in mezzo ai Pokémon, perché tu non da. Aha. Tattica la tizia. Io potrei provare un attacco potente. Ouch! Ah, però. Ci devo provare. Ok. E sì, ho sbloccato le tecniche potenti e rapide. Grazie, Alex! Se non ce l'avesse fatta avrei perso probabilmente. Che comunque quel Pikachu tira delle belle stecche. Per essere al 9. Tu e i tuoi Pokémon sembrate davvero in sintonia. Sì, il cavolo, rischiate di perdere da un topo del ciuffolo. Phew, ti ringrazio per la lotta. Potrei sbagliarmi, ma per un attimo mi è parso che Pikachu e io capissimo perfettamente i pensieri l'uno dell'altra. Buon per te. Spero sia l'inizio di una grande amicizia, Pikachu. Forse mi sbagliavo dopo tutto. Gli ha dato la schiena. In ogni caso mi impegnerò nelle ricerche collaborando con il mio compagno come fai tu. Sempre che riusciamo ad andare d'accordo, si intende. Se qualcosa diventa un Raichu sarebbe tanta roba. A proposito di lotte, il professore mi ha spiegato che i Pokémon possiedono diversi tipi. Sarebbero questi a determinare vantaggi e svantaggi durante una lotta. Ah, vabbè, si spiega tutte le cose. Oh, la tabella. C'è la tabella nella guida, l'hanno messa. Non che mi serva perché so tutto a memoria, però. Vabbè. Almeno c'è. Allora sei tu la nuova recluta di cui parlano tutti? Chi è questa persona? Io sono la Pilla e sono a capo della squadra di vigilanza. La Pilla. Ah, i capelli tipo. Non la... ah, mi facevano strani i capelli perché. Ma è vulcano! Cioè, sì, è un'antenata di vulcano! Almeno credo. A me sembra. Sì, a me sembra un sacco. Un'antenata di vulcano. È il capo della squadra di vigilanza. Ti ho visto lottare, devo dire che hai stoffa, ma vorrei darti qualche dritta se non ti dispiace. Addirittura? La caposquadra è la Pilla maestra di un'antica scuola di arti marziali Pokémon. E questo apre una piccola parentesi molto bella, cioè. Le arti marziali. Nel mondo Pokémon devi ragionare tutto al contrario, cioè. Esiste la roba perché. Cioè, non è il Pokémon che copia la roba, ma è gli umani che hanno copiato i Pokémon. Quindi esistono le arti marziali perché sono state imparate da, non so, i Machoke, i Meditite, e gli uomini le hanno copiate. Stessa roba tipo con le Calamite e Magnemite. È una cosa molto figa questa cosa. Nella lore che è tutto capovolto. Apprendendo a fondo i segreti delle mosse è possibile cambiarne le caratteristiche con l'uso di tecniche diverse. Ah, ok, se sì, tecnica potente, tecnica veloce. Sostanzialmente tu con quelle puoi. La scelta è o fai più danni e agisci meno spesso, o fai meno danni e agisci più spesso. A volte mi è capitato di riuscire ad attaccare anche 3 volte in un turno. Ah, un'ultima cosa, se vuoi insegnare delle mosse fortissime ai tuoi Pokémon, fammi un fischio. È un tutor! No, 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 no. Qui skippo. Skippo, skippo. Voglio. Sì, va bene. Ci andiamo dopo da Rizza. Voglio vedere il tutor. Di già il move tutor. Ma stiamo scherzando. Cosa vuol dire padroneggiare le mosse? Scambiare strumenti? Ah, vabbè, ma è la stessa cosa. No, no, torna indietro, torna indietro. Livello di impegno, vabbè, quelli sono gli Evs. Scambia strumenti. Ghiaia impegno, pietra impegno, roccia impegno. 10 pietre. Quanto
Questo è molto importante. Per quanto riguarda le mosse, vediamo un po' cosa, se posso imparare qualcosa di buono. Beh, rassalto, sì. Se trovo dei Pokémon d'erba e tanta roba, falso finale potrebbe servirmi per le catture, però. Però. Clio. Subito! Subito per i Pokémon di terra. Queste non mi sfuggono. Occhioni teneri, carina, ma poi costano poco. Cioè, queste non sono mosse da 1500, dai. Staravia. Funesto vento. Balloon Boy. Questo sì, funesto vento. Perché è modesto. È modesto, quindi lo terrò, lo orienterò sull'attacco speciale. No, questo l'avevo già visto. Bidoof, puoi imparare qualcosa? Spaccaroccia. Levitoroccia. Fa danni. Potenza 40. Lancia un'arfica di roccia sul bersaglio. Frammenti di roccia sparsi nei dintorni infliggono ripetutamente danni al bersaglio. Tipo una sabbiotomba. Però non. Cioè, Bidoof ce l'ho con me solo per farle evolvere e basta. Basta. Allora. Controllo subito se devo fare qualcosa con le loro mosse. Sì, gliela devo attivare. Quindi. Uno. Due. E questo? Io non ho controllato se Mime Junior può imparare qualcosa perché comunque è un Pokémon Baby. Pokémon Baby tendenzialmente non possono imparare. Togli la stealth. Non possono imparare troppe cose. Quindi è ora di andare subito da Rizza prima di metterci troppo tempo. Landa ossidiana. In cui a quanto pare dovrò stare un altro bel po' per trovare un maledetto Buizel di 80 centimetri. Che seccatura. Buh! No! Che rompiscatole, te lo mi sta su. Ebbene, ti ho spaventato? Scommetto di sì, te lo leggo negli occhi. Beh, era proprio quello che, il mio intento, d'altronde. Prestami orecchio per un istante, vorrei parlarti di una tecnica segreta per catturare i Pokémon. Si tratta della tecnica del colpo alle spalle. Ne ho fatti già una marea, tesoro. Colpisci un Pokémon alle spalle con una Pokéball e rimarrà attonito. I Pokémon colti di sorpresa in questo modo saranno più facili da catturare e si ritroveranno in svantaggio se affrontati in una lotta. Ma basta sostanzialmente andare in stealth e via. Arricchire il Pokédex per la squadra di ricerca significa avere la possibilità di imbattersi in ogni singolo Pokémon di Isui. Per quanto mi riguarda, attenderò col fiato sospeso il giorno in cui porterai a compimento questa tua grande opera. Per potertela snicciare, maledetto. Ma c'è della gente! Plim plon? What? Era davvero un suono di tonalità. Che vuoi tu? È una quest secondaria? Vediamo un po'. Ah, vuole un Kricketot, va bene, accetto e la teniamo lì. E ce n'è anche un'altra. Vuole fare delle polpette ai funghi? Sì. Ma che significa? Vabbè, un fungo gommoso. Che ha occhio e croce dovrebbe trovarsi nella zona nuova perché sul ponte. Cioè, il ponte era bloccato perché non avevo ranghi stelle. Di sicuro, però, continuo a raccogliere materiali. L'ho scoperto off camera, cioè, una scoperta da poco, però è molto, molto, molto importante raccogliere tutto quello che si trova. Qua gli oggetti si bruciano. Si bruciolano. Va bene, si bruciolano a una velocità pari a quella di raccolta, in sintesi. Dovrò schivare un attacco di quel coso? Può essere. Può essere. Ah, gli devo. C'è un muro invisibile. Capisco. Rango monostella. Sì, ce l'ho. Andiamo. Eccola, Rizza, sì. Ok.
È lei. Io la chiamerò Raiza. Mi piace di più Raiza. Forse ha più senso. Da questa parte, Risa. Avevo detto Raiza, ho già cambiato idea. Forse è meglio Risa, perché Risa, Risetta, sì. Vabbè, italianizziamo le cose. Risa, ti presento Max Nova. T'ho una faccia nuova, non che faccia grande differenza per me. Se sei qui, vuol dire che puoi aiutarmi, no? Il motivo sulle calze sarebbe bello se non fosse un JPEG strecciato da talmente tanto dell'intrapixeloso. Sono Riza, un capitano del Team Diamante. Suppongo che prima o poi bisognerà spiegarti un po' di cose sui capitani e sul Team Diamante. Altrimenti sai che Riza. Va bene. Ma ora veniamo al punto. C'è una cosa che vorrei che sistemassi subito per me. Come te la cavi con i Pokémon? Credi di essere capace di affrontarli? Troppo. Ah, meno male. Quei principianti della vostra squadra di vigilanza sono stati totalmente inutili. Addirittura. Questo è il mio compagno Munchlax. Io e lui siamo praticamente cresciuti insieme. Non ho bisogno di infilarmi una palla ridicola come fate voi. Ehi! Piano con le parole. Ah, vuole le botte? Allora ti do le botte, non c'è problema. Tutte le botte che vuoi. Boost. Poi vediamo un po'. Acquagetto potente. One shot. Forse. Ah però. Mi sa che. Devo battere in ritirata? È forte. Ho crittato, ma. Allora, meme delle formule matematiche. Perché è successo questo? Perché Oshawott è così debole? Avrei dovuto stirarlo, Munchlax. Hai battuto il mio Munchlax? Pensa un po', sei pieno di risorse tu. No, è Munchlax che è molto più forte di quanto pensassi. Ti sei battuto bene, Munchlax. Ora rimetti in sesto i Pokémon che hanno lottato. Ah, va bene, tanto un centinaio di pozze. E in aggiunta ho anche qualcosa da darti. Voi del Team Galassia avete il pallino del fai da te, no? Allora ecco dei materiali per te. No, guarda, grazie, non lavoro, non sono della Tom Nook. Revital Bocci. Va bene, apprezzo. Non era proprio quello che mi aspettavo, ma ok. Tu e i tuoi Pokémon siete davvero affiatati, mi hai molto colpita. Mi ricordi il grande eroe di cui si parlava nelle leggende che mi raccontavano da piccola. E questo è un problema, però. Ma allora no, ma allora Arceus mi ha rimandato male indietro nel tempo, dovevo andare ancora prima. Ho deciso, ti affido il compito di sistemare quel Pokémon Alpha che infesta l'altura Gran Corno. Il Pokémon Gran Corno è. Ok, è Stuntler, quindi è ora di vedere Weirdear. Sai cos'è un Pokémon Alpha, no? È un Pokémon enorme, molto più grande del normale, con un'aura rossa negli occhi, aggiungerei. Beh, allora vieni sull'altura Gran Corno, sai dov'è? Se. Basta. Ah, si aggiorna la mappa. Quello strano congegno che porti sembra indicare la strada da seguire. Interessante la tua mappa, sarà un'altra diavoleria tecnologica del Team Galassia. Ah, fermati! Diavoleria e tecnologica nella stessa frase non stanno bene. E del Team Galassia. Può essere. Magari lo smartphone così come era fatto prima. Boh, li fa il Team Galassia. Boh. La mappa indica la direzione giusta. L'altura Gran Corno è da quella parte. Allora affido a te la questione, mi raccomando. Il nuovo acquisto della squadra di ricerca stoffa. Meno male. Di un po', tu conosci il Sommo Sinnoh, vero? No. Non lo conosci? Ti aggiorno io. Però vedi di ricordartelo d'ora in avanti. Mi sta salendo la violenza. Il Sommo Sinnoh, dominando il tempo, plasmò l'universo. Quindi è di Alga. Per loro, ovviamente. Nacque così la terra di Isui, dove oggi vivono i Pokémon.
Noi del Team Diamante siamo i discendenti di coloro che, attraverso il mare, giunsero a Isui per venerare l'onnipotenza del Sommo Sinnoh. Quindi non sono nativi nemmeno loro. Tuttavia, si narra che il Sommo Sinnoh decise di occultare la sua presenza. Pare che non si palesi ad anima viva ormai da tempo immemorabile. Ancora oggi esistono dei Pokémon legati al Sommo Sinnoh e il compito di noi capitani è prenderci cura di loro. Uno di loro si trova sull'altura Gran Corno. In lui scorre il sangue di uno dei Pokémon protetti dal Sommo Sinnoh. Seguimi, è ora di andare. Allora, sono subito Ah, il coso di prima. Va bene. Allora, oh, c'è Kricketot! C'è Kricketot che a quanto pare è un Pokémon fiffone. Va bene, quindi se ne dovessi trovare un altro, devo stealthare. Però bisogna che vado anche su velocemente. Non vorrei dover star qui ore. Però vorrei anche prendere un Kricketot, però. Niente, dovevo stealtharmi prima. Mi sembrava di vedere dei fiori. Giù! Freccina. E dovrebbe bastare. Bingo! Ma c'è un altro Kricketot che scappava. Ma quanti ce ne sono? Vabbè. Albrello. E incarico. Baccolino. Che è l'antenato di Bacco Bacchini? Che tempismo. Ah, vabbè, dai, le baccheliere già te ne do quante ne vuoi. Le ho trovate sconfiggendo gli Shinx. Ah, lancia. Ok, le baccheliere già piacciono a Kricketot. Sì, può essere di sì. Geodude! No! Non ho voglia di lottare. No, non c'ho voglia. Cos'è? Erba pipì! Questa mi serve! E vabbè, dai. Questo però lo mando giù. Non mi interessa. Se ne trovo una. Ah, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora. Sì. Fantastico. Ce ne sono altri due. No, devo stealtharmela fino ad arrivare a loro. E non basta. Volevo tenermi al minimo possibile con le lotte, però. Vabbè, Geodude è andato. Intanto vado nell'erba e stealtho. Ottimo tempismo, spero che possa bastare. Magnifico. Via dallo stealth, ce ne sono altri? No. Ok, un bel cianchettone di ferro. No, è una roba nuova, ciottolo nero. Ah, sono quelli per le Pesoball, va bene. Sterli, Sterli. No, ma un altro Geodude. È al 10, quindi io proverei anche a catturarlo. Ma se va giù non è un problema. Va bene così, va benissimo così. Tentato. Sì! Sì, subito! Alex DE, vai! Bene, Diwot sarà sicuramente più robusto della sua forma base. Voglio vedere se ha delle missioni Pokédex nuove, anche se non è che mi interessa granché.
Idropulsar, lacerazione, tecniche potenti e tecniche rapide. Ok. Via dallo stealth. Qua c'è un altro. Ah, ok, io dovrei andare lì. Do uno sguardo veloce. Un giacimento che brilla. Allora prendo quello e poi me ne vado. E magari stealth. C'è anche un albero di bacche che scossa. Quindi, beh, Pokémon nuovi. Io però dovrei. Ok. Vabbè, questo è preso. Vale la pena prendere una piccolissima deviazione. Questa è una meccanica che non ho ancora fatto vedere. Però è facile capire come funziona. Albero scossa, quindi tiri. E al posto delle bacche, vien giù. Barmi! Spaventato. Allora, è al 9. Acqua gettino. Dovrebbe essere d'erba. Magnifico. Entomo blocco. Ed è anche femmina. Il che mi può andare più che bene. Sta cercando di scappare? No, 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 no. Tu vieni con me. Te non hai capito. Di questi cosi ne devo prendere parecchi. Se devo fare tutte le forme più. Ah, ha droppato. Revita al boccio. Che. Va bene, va bene. Mi va benissimo. Però qui ci vengo poi a esplorare dopo. Uno Stantler! E qui bisogna andare stealthy stealthy. Mi ha sgamato. Mi ha sgamato. Hey! Preso! Perché ho la sensazione di conoscere questo posto? Vabbè. Bisogna che vado subito, altrimenti stiamo qua 30 anni. Guarda, guarda, non è il professore del tuo villaggio quello? Ah, c'è anche l'Aven. Ehi, io riderei un po' di meno se fossi in te. Meno male, giusto in tempo. In qualità di studioso po di Pokémon non potevo mancare di osservare un Pokémon alfa con i miei occhi. È pericoloso, zii. Se questo è il tuo lavoro, mi pare giusto, basta che non ci stai in mezzo ai piedi. L'altura Gran Corno, qui venivamo a depositare le offerte votive per i Pokémon discendenti dei protettori del Sommo. No, dei protetti del Sommo Sinnoh. Che catenina di Sant'Antonio! Criche. E lui non è uno dei discendenti, quello lì è venuto solo per creare problemi. Giga Voop. Tu, Max Nova, rimetti in sesto i tuoi Pokémon e poi ci sbarazziamo di lui. Ma posso fare benissimo anche da solo. Forse. Good gracious, quel Pokémon è immenso. Quindi sono fatti così quei Pokémon spaventosi che chiamano Alpha. Precisamente, i Pokémon Alpha sono enormi e molto forti, senza contare che conoscono mosse particolari che ti rendono la vita difficile. Fagli sentire la tua forza fino alle ossa. Max Nova, sii prudente, le dimensioni possono essere una temibile arma di per sé. Questo Pokémon avrà di certo una potenza e una resistenza fisica fuori dal comune. Se decidi di affrontarlo comunque, assicurati di avere i Pokémon giusti con te e fa sì che conoscano delle mosse potenti. Per fortuna ho insegnato a Diwata era assalto. Per fortuna. Quindi, let's go! Delelelele, Giga Voop. Allora, come potrei affrontare quel coso? Ah, si fa con la Y. Si carica di potenza selvatica. Era assalto anche lui. Simpatico. Allora, se io usassi un era assalto ba, io senza. D'ora in poi ho deciso, tiro sempre una tecnica base per capire come è messo l'altro.
Potrei catturarlo eventualmente. Mi servirebbe però un Pokémon che regge le mosse. Le mosse volanti. Mi ha letto la mossa. Io voglio provare a tirare una Pokéball. Dopotutto è pur sempre solo un Kriketun. Ah, l'ho preso! Wow! Ho padroneggiato due mosse, quindi ora posso usare le tecniche rapide e potenti. Davvero impressionante, lo ammetto, se penso che sia riuscito a domare un alfa. Mi sembri proprio un eroe leggendario. Eh già, l'ho preso. Ora bisognerà rimettere in sesto i Pokémon che hanno lo... grazie, però troppo. Però mi può anche andare bene. Che succede? È Weirdir. Yes, finalmente un Pokémon nuovo. L'altissimo Weirdir. Guarda Max Nova con occhi... No, guarda Max Nova con occhi benevoli. Che grande onore. Sì, sono d'accordo con l'espressione da what the fuck, perché non capisco. Puoi essere fiero di te, ti sei guadagnato le simpatie dell'altissimo Weirdir. E non è cosa da poco, visto che in groppa a questo Pokémon puoi attraversare tutta Isui. Quindi ok, poche passaggio. Weirdir si lascia cavalcare dagli umani, amazing, proprio come fa... Ma come fa a conoscerlo? Professor Leelaven, Max Nova. Ma come fa a conoscere il Pokepassaggio? Mi manda la caposquadra. Celina. Ha detto che avremmo potuto installare un campo base qui. La missione completata. Mi rendo conto che la decisione è stata presa da Mr. Down e dal direttore, ma possiamo davvero aumentare il numero dei campi base? La terra di Isui è stata creata dal Sommo Sinnoh perché i Pokémon l'abitassero. Se il vostro scopo è vivere pacificamente con loro, non vedo perché non possiate farlo. Tra l'altro mi sembra che l'altissimo Weirdir abbia preso Max Nova in simpatia. Grazie per l'aiuto, riferirò la tua impresa al reggente del Team Diamante. Un giorno ti ringrazierò come si deve. Possibilmente smettendo di dire continuamente che risate. Per favore. Vivere pacificamente con i Pokémon. Per riuscirci bisogna completare il Pokédex. Solo così impareremo a conoscerli senza temerli. Non appena la squadra di Dile sarà qui, potremo cominciare a installare il nostro campo base. Vabbè, istantaneo. Campo base in scatola. Il campo base dell'altura Gran Corno è ora dunque completato. Si chiamerà base sull'altura. D'ora in poi, uscendo dal villaggio Giubilo, potrei scegliere... Ok, sì, un altro punto di... E probabilmente utilizzando l'Optero Wyvern puoi spostare... No, vabbè, gioco sbagliato. Comunque... ci avviamo verso la tovaglia di Lino. Finalmente abbiamo un attimo di pausa. Allora, no. No. Troppo. A questo punto io direi bye bye a tutti. E... la prossima volta ricominciamo direttamente da qui.